Questa mattina, sabato 17 febbraio, è avvenuta una tragedia nelle campagne di Rapolla, nella provincia di Potenza, a seguito di una violenta lite che ha avuto esito fatale. Nel corso di una discussione accesa, uno zio di 67 anni ha sparato al nipote di 40, causandone la morte. Il dramma è avvenuto poco dopo mezzogiorno di fronte a un'abitazione nella contrada Cerro Cigliano. Secondo le prime informazioni e le ricostruzioni effettuate, sembra che il litigio e l'omicidio siano stati alimentati da rancori e tensioni all'interno della famiglia, con il possesso e la gestione di alcuni terreni che potrebbero essere stati il motivo scatenante. Questa ipotesi è emersa anche dalle dichiarazioni del presunto responsabile, catturato immediatamente e interrogato dai carabinieri. Tuttavia la conferma o la smentita di tale movente verrà chiarita nelle prossime ore, una volta completate le indagini condotte dagli inquirenti giunti sul luogo del delitto. Il 67enne armato di fucile avrebbe preso di mira il nipote sparandogli almeno due colpi mortali. Secondo quanto riportato dai giornali locali, l'uomo aveva regolarmente registrato l'arma e possedeva la licenza necessaria. Purtroppo il giovane di 40 anni non ha avuto scampo ed è deceduto immediatamente.